Ciao, sono Gianfranco Menegatti e vivo a Milano. Ciò che faccio, che amo fare, è creare arte, o almeno ci provo. Il mio mezzo preferito per esprimere me stesso è la pittura. Il mio lavoro e le mie opere hanno lo scopo di trasmettere qualcosa allo spettatore. Non ho mai capito perché ho questa necessità di dipingere e di creare arte. Probabilmente è un bisogno profondo che credo di aver sempre avuto. Difatti non ricordo assolutamente quando ho iniziato a dipingere o a disegnare per la prima volta. Mia madre mi ha raccontato che fin da piccolo ho sempre avuto la necessità di disegnare e di creare qualcosa. Prendevo qualsiasi pezzo di carta trovassi in giro e lo riempivo di scarabocchi. Solo qualche anno più tardi mio padre, che anche lui aveva dipinto molto nella sua vita, ha deciso di aiutarmi e mettermi alla prova, dedicandomi del tempo per insegnarmi a dipingere e a disegnare cose molto più complesse. Ho visto in Milano la possibilità di realizzare qualcosa che in Abruzzo, dove sono nato, non sarei riuscito a fare. Quindi ho deciso di sfidare me stesso e di trasferirmi qui. Se non avessi superato il test di ammissione all'Accademia di Brera, probabilmente avrei rinunciato a tutto e sarei tornato a casa. Ma come potete immaginare, non è così che sono andate le cose. Ho completato i miei studi e, come immaginavo, Milano mi ha permesso e mi sta permettendo di continuare ad esprimere la mia arte. Molti ora mi conoscono per le mie opere molto colorate, ma pochi sanno che in realtà, prima di studiare all'Accademia, molte delle mie opere erano disegni a matita o in bianco e nero. Ho sempre avuto una spiccata passione per il colore, ma solo grazie ad un lungo lavoro fatto dai miei insegnanti ho preso confidenza in me stesso e ho abbandonato completamente il disegno in bianco e nero o monocromatico, per gettarmi completamente nell'astrattismo e nella vivacità del colore. Questa tecnica è nata durante i miei anni all'Accademia di Brera. In Accademia mi sono sciolto e ho iniziato a lavorare nell'astratto, ma non sono mai riuscito a rinunciare alla figura femminile e alla figura umana. E questo connubio tra l'astratto, una ricerca del colore e la figura umana ha creato la mia tecnica. Questa è una delle mie opere più vecchie che ho deciso di conservare. L'ho dipinta dal vivo durante un'esposizione. Come potete vedere, le pennellate sono rapide e veloci, ma lo stesso hanno un senso. Ho da poco inaugurato la mia nuova collezione Effortless. Questa volta ho deciso di abbandonare la complessità che ha caratterizzato i miei precedenti dipinti per concentrarmi solo su ciò che è più importante. Spesso mi viene chiesto: cosa vogliono dire tutti questi simboli nei tuoi dipinti? Io non spiego mai il significato delle mie opere, ma posso solo dirvi che ogni elemento, anche il più piccolo, è studiato ed è lì per un motivo. Ma il racconto vero e proprio nascosto nei miei quadri lo crea lo spettatore quando cerca di capirne in autonomia il significato. Poi cerco di arrivare al modo, a come rappresentarlo nel migliore dei modi. Una volta che ho quest'idea pronta nella mia testa, cerco di sfruttare o di inserire tutto ciò che può ottimizzarla a livello anche di tecniche. Dopodiché, grazie alle modelle che partecipano con il mio lavoro, riesco a raggiungere il realismo corporeo che probabilmente non potrei mai raggiungere senza un supporto reale. Mi chiedono spesso perché rappresento le figure femminili. Nel corpo femminile penso che si nasconda molto mistero e sensualità, e c'è tanto da trasmettere. La donna probabilmente è in grado di trasmettere molto di più di quanto l'uomo possa fare. Di conseguenza, nelle mie opere già piene di mistero e di simbolismo, la donna aggiunge
un elemento in più quasi indecifrabile. Sono cresciuto in una famiglia di sole donne. I miei erano separati e solo molto dopo ho conosciuto mio padre. Se ci penso, ho avuto fin da subito una dimostrazione della potenza e del valore della donna. Mia madre ha cresciuto me e le mie sorelle da sola in un paese non suo, dove a malapena conosceva la lingua. Questo mi ha dimostrato e mi ha sempre fatto stimare la donna. L'essere cresciuto da solo donne in me ha aggiunto forse una parte in più che spero mi aiuti a trasmettere al meglio non solo il sentimento e l'emozione che provo per la donna, ma anche accogliere meglio la parte più importante, che è forse l'incomunicabilità stessa della donna. Qual è il valore dell'arte nella società? Mi viene chiesto spesso. Io non ho una risposta specifica a questo argomento, ma so per certo che nessuno di noi si rende conto di quanto l'arte sia presente e fondamentale nelle nostre vite di tutti i giorni. L'arte è presente in tutto ciò che guardiamo o che tocchiamo, che è fatto dall'uomo. E se ci pensiamo, dietro ogni oggetto, ogni strumento, c'è stato un ragionamento anche a livello visivo e artistico. Più piccolo o più grande che sia, cosa che spesso diamo per scontata. Se penso ad uno dei consigli più importanti che ho ricevuto, mi vengono in mente le parole di mio padre, riguardo un discorso che stavamo facendo qualche anno fa, prima della sua scomparsa. Gli chiesi: «Ho appena finito questo dipinto, cosa ne pensi?» E lui mi rispose dicendomi: «Tu credi di aver finito il dipinto, ma di fatto né questa né nessun'opera è mai finita». Sembra un concetto complesso da capire e infatti non riuscii a coglierlo subito. Ma in realtà, soprattutto per l'arte visiva e figurativa, come la pittura, la fotografia e la filmografia, l'artista potrebbe continuare per sempre a perfezionare la propria opera. E se la ritiene finita è solo perché di fatto in quel momento il suo desiderio è spostarsi e cambiare, realizzare un altro lavoro o chissà, ma di fatto nessun artista sa o può decidere se la propria opera sia finita.